Canosa. Per i festeggiamenti del Santo Patrono, confermate le luminarie, la banda itinerante e i fuochi d'artificio. Non ci saranno bancarelle, giostre e il gran concerto in Piazza Vittorio Veneto. Le sante messe si terranno a partire dalle ore 7 del mattino, sulle nostre pagine la diretta alle ore 11:30 dalla cattedrale e alle ore 20 la santa messa celebrata dal vescovo Manzi dal battistero di San Giovanni. Il 2 agosto in diretta la santa messa alle ore 11:30 dedicata a Sant'Alfonso. A spasso nel tempo, ogni fine settimana appuntamento con le Notti dell'Archeologia 2020, organizzato dalla Fondazione Archeologica Canosina in collaborazione con la Tango Renato Servizi per l'Archeologia del Turismo e l'Associazione Amici dell'Archeologia. Canosa, apriamo per ferie, progetto estivo per i ragazzi della Diocesi di Andria, intervista a Don Vito Zinfollino. Sulla nostra pagina Facebook l'intervista all'assessore comunale Francesco Patruno sul bilancio comunale positivo, tutte le novità sulla Tari e sui parcheggi. Domenica 12 luglio gli amici del Cammino di Barletta hanno attraversato i luoghi simbolo di Canosa e Cane della Battaglia, ammirando la bellezza dei monumenti e dei paesaggi. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando della gara ponte per i servizi di igiene urbana. Gli approfondimenti sulle nuove regole del servizio sulla pagina Facebook. Oggi Canosa celebra il 103° anniversario del pio transito del venerabile padre Antonio Maria Lusito. Alle ore 19:30 la Santa Messa, al termine della celebrazione la consegna da parte del sindaco e del vescovo degli attestati di gratitudine e di ammirazione ai volontari dell'OR e della Confraternita della Misericordia di Canosa per aver offerto aiuto alla cittadinanza durante i mesi della pandemia. Presentate le 14 liste a sostegno di Emiliano alle prossime elezioni regionali. Don Michele Pace, parroco della Chiesa Gesù Liberatore, ha presentato gli appuntamenti estivi. Mercoledì 22 alle ore 21 musica con il quartetto del maestro Attanasio Mazzone e mercoledì 29 luglio alle ore 21 con la cena Black and White. Giovedì 30 luglio alle ore 21:30 sulle terrazze di Palazzo Eliceto il primo live Non sono Mimì ma, dedicato a Mia Martini e agli artisti con cui lei ha collaborato. Evento organizzato dal manager Angelo Casamassima, dalla testata giornalistica La Terra del Sole e dalla Proloco. A Canosa due pesciolini sono stati salvati dai cittadini. Erano all'interno dell'acqua fangosa nella fontana pubblica della villa comunale. Open Day Luoghi Comuni. La Regione finanzia i progetti ammessi per un importo fino a 40.000 euro. Giovedì 23 luglio alle ore 18 la presentazione presso l'Aula Consigliare del Comune di Canosa. Il 16 luglio Canosa ha festeggiato la Madonna del Carmine. Dopo la celebrazione delle sante messe con il vescovo Manzi e Don Sabino Lambo, quest'ultimo ospite di Don Carmine e Don Antonio, si è svolta la premiazione del contest In Cammino con Maria. Il primo posto è stato conquistato da Loretta Giordano e Pierluigi Di Biase, il secondo da Gerardo Riviello. A conquistare il premio web è stata Savina Sant'Angelo. Sabato 25, presentazione del libro della giovane studentessa universitaria canosina Carmela Addati, Casi impossibili, al Palazzo Eliceto, ospite della Proloco e dell'Associazione Amici dell'Antica Libreria del Corso. Canosa Calcio, il via alla campagna acquisti, confermato il bomber Michele Ieva ed arriva il portiere Saverio Di Candia, gradito ritorno. Continua l'appuntamento con il fortunato programma Cuciniamo. Mercoledì 22 alle ore 11:30 Claudia e Anto vi aspettano in diretta a casa di Sabata. La nostra amica preparerà il rollè di zucchine ripieno e per completare cheesecake alla nocciola. Sempre mercoledì alle ore 19:30 penultima puntata con Canosa tra vicoli e poesia con Claudia e Giusi del Vento. Collegatevi in diretta sulla nostra pagina Facebook e indovinate il termine dialettale.